Bene, buonasera, benvenuti a questo incontro che attorno a questo tavolo raccoglie degli autorevoli personaggi della cultura internazionale. È un incontro che si pone a conclusione della mostra che ha messo a confronto al Brunelletto di Como le opere di Marco Nerevo Rotelli e le opere del poeta, pittore, a questo punto lo possiamo definire certamente Adonis. È una mostra che ha avuto un buon riscontro di pubblico, ha avuto un buon riscontro di critica e che ha portato come una ventata di poesia ed arte assieme. Sono due linguaggi che qui si incontrano molto bene, si sono incontrati molto bene, in questa mostra che aveva come titolo Verità, Luce, due punti tra verità e luce. E questo è già un valore estremamente alto di questa proposta. In questa serata noi, grazie all'Associazione Mario Luzzi, che, di cui poi Paolo Andrea Vettel farà da moderatore dell'incontro, abbiamo un confronto proprio sullo stesso tema praticamente. Il tema che qui è stato declinato in La verità illumina, ma che riporta lo stesso concetto della mostra. Questa riflessione su luce e verità è una riflessione fondamentale in tutti i settori del conoscere. E qui abbiamo rappresentati proprio personaggi che ciascuno per una sua logica, secondo una sua logica, secondo quelle che sono le caratteristiche anche della sua esperienza culturale e esperienza vitale, ci proporrà una riflessione. Io lascerei subito la parola a Paolo Vezze, che coordinerà il tutto e che vi presenterà volta per volta i relatori. Grazie e buonasera. Benvenuti a tutti. Io sono il presidente dell'associazione Mendrisio Mario Luzzi, Poesia del Mondo. E stasera abbiamo qui intorno al nostro tavolo illustri personaggi. Il grande poeta siriano Adonis. E io vorrei di Adonis, che è per noi una cara figura, un caro amico, vorrei ricordare una data. Il 28 febbraio 2010 nasceva ufficialmente in pubblico la nostra associazione e Adonis, lasciando Beirut, venne a Mendrisio per onorare Mario Luzzi. E in quell'occasione Adonis donò alla nostra associazione una bellissima poesia da unire insieme a un'altra poesia di Mario Luzzi. È un dono che Adonis fece togliendo questa poesia dal suo libro Al-Kitab, del volume primo del 1995, con traduzione di Fawzi Alverdi. E vi direi che bisognerebbe che leggessi proprio queste ultime parti. Le parole sono passi nel candore, anelito della mia libertà, ore tempestose e calme ore invisibili. Le parole sono passi nella nerezza, a volte passione, spesso voragini. In loro la mia notte e mattino, e la mia ode elegia,
Quindi interpretatemi, non citate le mie parole, riferite la mia essenza. Questo è Adonis, quindi Adonis che ritorna vicino alla nostra associazione, quindi siamo molto grati. E poi abbiamo Marco Rotelli, che io senza dubbio posso immaginare e dire che è l'artista veneziano contemporaneo più conosciuto al mondo, perché comunque parte dall'isola di Pasqua, passa da Los Angeles, arriva a Dubai e ogni tanto si ferma a Venezia. Quindi è veramente un artista dei nostri tempi con le sue installazioni, con i suoi dipinti. E poi abbiamo, secondo me, che non è stato mai fin troppo celebrato, che è l'architetto svizzero Mario Botta, che sta realizzando un intero quartiere in Cina, dove a volte quando io lo cerco o mi risponde da Leopoli o mi risponde dalla Cina, dice no, non ti preoccupare, è pomeriggio quindi puoi parlare. E poi abbiamo il professor Giovanni Reale. Il professor Giovanni Reale, che anche lui è un amico della nostra associazione, per ben due volte si è presentato a intrattenerci con profondi interventi a Mendrisio, in serate stupende. Giovanni Reale è il direttore delle collane filosofiche Bompiani, però io ci terrei anche a dire che è fondatore del centro di ricerca di metafisica presso l'Università Cattolica di Milano, con attenzione soprattutto alle radici platoniche del pensiero e della civiltà occidentale. Poi abbiamo Armando Torno, editorialista del Corriere della Sera, e per lui che cosa? Io direi, vorrei ricordare i suoi reportage dalla Russia, queste corrispondenze che sono andate nella terza pagina, nella prima pagina di cultura del Corriere, dove lui ci ha svelato quel ben di Dio che era ancora nascosto in questi archivi di Stato a Mosca. E quindi io devo ringraziare tutti questi amici che sono qui presenti, che sono certamente venuti a celebrare, a sottolineare la chiusura della mostra di Adonis e di Rotelli, ma certamente sono anche qui per ricordare che cosa? Un evento molto importante, ovvero stiamo oggi inaugurando praticamente gli eventi del centenario della nascita di Mario Luzzi, 1914-2014. Io devo ringraziare chi ha organizzato tutto ciò, quindi l'assessore e soprattutto Salvatore Marsiglione, che ci ha sostenuto fino ad oggi per arrivare a questo momento. Io vorrei ricordare che il centenario Mario Luzzi ha un suo sito che è semplice, centenariomarioluzzi.com, e vedete e vedrete tutto, però è interessante dirvi che ha già ottenuto il riconoscimento dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, ha avuto il patrocinio di Mendrisio, di Stazzema, di Sant'Anna di Stazzema, ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, ha avuto il patrocinio di Firenze, del Comune di Firenze. È inutile che vi dia l'elenco del comitato, che è presieduto dal figlio di Luzzi, Gianni Luzzi, ma uno per tutti valga come nome, il Cardinal Ravasi fa parte di questo comitato, tutti quelli che sono qui a questo tavolo fanno parte di questo comitato. E quindi vorrei che oggi, nel ricordare luce, verità e l'illuminazione che ne deriva da tutto ciò, ci ricordassimo che parte questo centenario, per noi molto importante,
avremo delle manifestazioni e degli eventi significativi anche qui vicino a Milano, all'Università Cattolica, al Centro Culturale Santa Maria delle Grazie. Stiamo trattando con il Duomo di Milano per poter rappresentare nel Duomo di Milano la famosa Via Crucis, scritta da Mario Luzzi per la Via Crucis al Colosseo, forse il pezzo più bello che sia stato mai scritto in ambito di Via Crucis. Ci terrei a dire che la nostra associazione ha anche una sezione musicale dedicata ad Arturo Benedetti Michelangeli, il cui presidente è Paolo Arata, che per lunghi anni è stato collaboratore di Muti alla Scala come maestro alle luci e maestro di sala. Termino di parlare dell'associazione informando tutti che al termine di questa manifestazione verrà distribuito gratuitamente questo volume che noi abbiamo editato nel 2011, che è sulla parola di Dio. Sulla parola di Dio vuol dire tutto quello che Mario Luzzi ha scritto in merito a argomenti religiosi di grande profondità, che ho voluto raccogliere in maniera che per tutti fosse facile poi ricordare cosa ha scritto su Giobbe, cosa ha scritto sul prologo di San Giovanni, eccetera, eccetera. Quindi troverete all'uscita, e questo è un segnale di gratitudine e di affetto della nostra associazione nei confronti di come, della Pinacoteca e di come avete accolto questa iniziativa. Vorrei dire solo due parole per questo evento. Quando Marco Rotelli alla fine di agosto mi chiese di partecipare all'organizzazione di questo incontro, fui subito colpito dal titolo che avrebbe avuto questa mostra, cioè La verità illumina, cioè essenza, avvento, avvenimento. Queste sono le ultime parole, tra le ultime parole di tutti i versi che Mario Luzzi scrisse per Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Negli ultimi versi si legge: tutto senza ombra flagra, è essenza, avvento, apparenza, tutto trasparentissima sostanza. Allora Mario Luzzi per tutta la sua vita ha combattuto questa battaglia, la battaglia della luce e la battaglia della verità legata alla luce, e comincia nel 35 a 21 anni, quando un suo libretto pubblicato da Guanda richiama l'attenzione di tantissimi critici, e già da qui capite subito qual è l'atteggiamento verso la parola che illumina, e quindi il tentativo di cercare sempre la verità. Amici, ci aspetta una barca e dondola nella luce ove il cielo si inarca e tocca il mare. E poi ancora, amici, dalla barca si vede il mondo e in lui una verità che procede intrepida, un sospiro profondo dalle foci alle sorgenti. E sempre su questo discorso della luce, della ricerca assoluta che è dentro Luzzi nel voler arrivare al massimo, ecco che nell'85 scrive i famosi versi: vola alta parola, cresci in profondità, eccetera, eccetera, ti prego, a quel celestiale appuntamento da sola non arrivare, senza il caldo di me,
o almeno il mio ricordo, si luce, non disabitata trasparenza. Ecco, questo è Luzzi che Cacciari a Firenze nel giorno dei 90 anni richiamava sulla, sull'impegno che ha questo poeta nei confronti della luce, della verità. Eccolo qua. Questa, dice Cacciari, è la mira profunditas della parola poetica. Vola alta parola, sprofonda parola. Parola, lei, da lei e in lei era la vita. En arche, en logos, in principio era il verbo. E lui che la traduce al femminile, in lei era la vita. Guardate come finisce Mario Luzzi, pochi giorni prima della sua morte. Questa è l'ultima poesia che lui ha scritto, una delle ultime poesie. E ancora, novantenne, a combattere per questa luce, per questa verità. Questa poesia è stata letta da Sandro Lombardi durante l'esempio del poeta in Santa Maria del Fiore a Firenze. Il termine, la vetta di quella scoscesa serpentina, ecco, si approssimava, ormai era vicina, ne davano un chiaro avvertimento i magri rimasugli di una tappa pellegrina su alla celestiale cima. Poco sopra, alla vista, lo spazio si sarebbe aperto dal culmine raggiunto. Immaginarlo era già beatitudine, concessa più che al suo desiderio, al suo tormento. Sì, l'immensità, la luce. Ma quiete vera ci sarebbe stata. Lì avrebbe la sua impresa avuto il luminoso assolvimento da se stessa nella trasparente sfera, o nasceva una nuova impossibile scalata. Questo temeva, questo desiderava. Ecco, questo è quello che volevo dare come messaggio personale su Mario Luzzi, sul suo impegno costante verso la verità, la ricerca forsennata, costante, diuturna della parola verità, della luce. E quindi questo è un piccolo inizio su quello che sarà il seguito di questa serata. Quindi io vorrei che adesso, proprio sulla luce, la luce dei pittori, la luce degli autori, prendesse la parola Marco Rotelli. Posso non iniziare questo brevissimo mio intervento senza ringraziare ovviamente i presenti, senza ringraziare Salvatore Marsiglione, che è la persona che in fondo ha voluto la mia presenza qui, ha seguito tutto il progetto, ovviamente con l'avallo dell'Osservatorio della Cultura e della Pinacoteca, con la sua direttrice che ha seguito e sostenuto il progetto. Sì, mi invita Paolo, l'amico Paolo, che si unisce, a parlare delle luci in pittura, ma devo dire che io non vorrei qui parlare di me stesso, vorrei parlare delle ragioni per cui ho avuto quest'idea. E quest'idea parte in fondo proprio da Mario Luzzi, perché se io ho conosciuto Adonis, lo devo a Mario Luzzi. Cioè, io ho incontrato Adonis a Firenze nel 2002, quando stavo scolpendo una montagna, cioè era la Biennale di Carrara, e in quell'occasione, ovviamente essendo una montagna scolpita e visibile, per cui stavo sparisce.
e incontrai Adonis, che non sapevo essere con Maria Luzzi quel giorno, e Adonis mi donò un verso, e qui nacque un lungo viaggio assieme, che in fondo è il viaggio della mia vita, perché io sono un artista che a un certo punto ha cambiato la direzione di quello che solitamente è il mestiere del pittore, che è egocentrico, che è chiuso nel proprio fare, che ha come unico obiettivo la propria verità, mettiamo nel termine, ma si è messo nell'ascolto di un'altra verità in cui crede, che è la verità della poesia, perché è una verità che parte da sé e si rivolge verso l'altro, o come diceva Musil, la poesia è quella posizione per cui il poeta si mette nell'ascolto dell'altro. Questo per me è uno dei punti fondamentali del mio fare, e tutti i miei lavori, anche quelli più visibili, sono tutti visibili nelle mostre di Acobo, sono lavori che io ho fatto assieme ad altri poeti, cioè le parole a me sono donate da altri poeti. Nel pensare a questo intervento che doveva accompagnare questa fine mostra, devo dire che, anche se non lo sa Armando, ma in fondo l'idea è nata da un breve testo che Armando Torno aveva scritto a introduzione di una mostra a Palazzo Reale, dove in 20 righe praticamente, io credo di aver letto quelle 20 righe di Armando Torno almeno 50 volte, potrei citarle la memoria, ma insomma sono 20 righe in cui lui parla in maniera drammatica, in una sorta di viaggio fra catastrofe ed epistrofe del destino della parola, del naufragio della parola. Quelle 20 righe sembrano descrivere Armando Torno il cupo destino della parola che perde identità, che naufraga assieme a tanti altri naufragi. Su questo destino della parola, che è stato oggetto anche di una grande chiacchierata che ho fatto oggi con Adonis, ho pensato di invitare delle persone che sulla parola e sul credere della parola potevano dirci e darci e donarci qualcosa. L'ultimo, la parola che adesso mi ha sussurrato Giovanni Reale, quando mi ha detto: sono tempi difficili questi per la filosofia. Ma perché sono tempi difficili per la filosofia? Cioè, la filosofia che è il cuore del pensare. Non potevo poi non invitare l'architetto che forse stimo di più, che è Botta, perché penso che Botta abbia nelle profondità della sua forma, e difatti ho fatto adesso un'intervista a Botta per potermi confrontare su questo, abbia la base della propria forma una profonda riflessione sul senso che può fare, una filosofia che precede la messa in forma del suo lavoro. Quindi io vi ringrazio per la vostra presenza e invito personalmente la persona che mi ha donato la sua presenza in questa mostra, facendo un gioco contrario al mio e investendo sulla figura, la sua poesia. Le opere di Adonis sono opere libere, dove l'inchiostro della sua poesia si trasforma in forma, dove la parola diventa spazio, dove il tempo diventa forma. E quindi ad Adonis chiedo le sue prime parole. Vuol dire, se dovessi dire un titolo a fianco a Verità e Luce, direi che il titolo vero che mi ha portato a organizzare, a pensare con Paolo Andrea Mente, che ringrazio perché devo tutto a lui l'organizzazione di questo evento, lo chiamerei invece Cerco Luce, perché in fondo scopro quotidianamente che non esiste una sola verità. Scopro che spesso i messaggi più intensi non passano nella luce, non passano nelle zone d'ombra, ma attraverso la luce e la capacità di ascoltare gli altri che io imparo ad andare avanti. Permettetemi di esprimere la mia gioia e la vostra presenza.
Vasco, Reis, Moses, Mario Luzzi. Ringrazio il presidente della Fondazione Mario Luzzi. وأن أحيي ذكرى هذا الشعر الكبير. Saluto il ricordo di questa grande poeta. الذي أحفظ عنه صورة في آخر لقاء معه في فلورنس. Il quale tengo presso ancora un'immagine di quell'incontro con lui a Firenze. بعد أن انتهينا من لقاء الشعر. Quando avevamo finito di leggere le poesie. رأيت جميع النساء يتسابقن للسلام على ماريو لوس. Che molte donne si correvano a salutare Mario Luzzi. Mi sono avvicinato a lui e gli ho sussurrato nell'orecchio. Invece di essere geloso di te, oggi ti voglio bene di più perché le donne ti amano. أن أعبر عن فرحي بأن أكون إلى جانب صديقي الفنان الكبير الذي نجح في مشروعاته الفنية التي تخدم الفكر الفن. Sono molto contento di essere qui vicino al grande artista e amico che ha fatto molti progetti al servizio dell'arte. كما ينجح في أعماله الإبداعية. Tutto riuscito come lui riesce sempre nel effettuare realizzare le sue opere. وأنا أكون بين هذه النخبة. Ed essere qua rappresentante portante di nel campo dell'architettura e del pensiero. الموضوع المطروح الحقيقة تضيء verità luce argomento da trattare الحقيقة يعني هذا موضوع واسع ومعقد è un tema vasto e complesso لذلك سأقول فكرتين فقط qui dirò soltanto due ثم يمكن أن نتناقش بعد أن نسمع dopo aver sentito gli altri amici. وهما فكرتان sono قائمتان على التجربة الشخصية che si basano sulla esperienza personale. في معدل عن جميع التطورات التي نشهدها في عالم اليوم. A prescindere da tutto quello che accade nel mondo, degli sviluppi che accadono nel mondo oggi. فكرة الأولى la prima idea هي أن في اختباري عملي في كتابة الشعر secondo la mia esperienza nel scrivere poesia أن العالم يتسع والكلمة تضيء sento che il mondo si è sempre più vasto e la parola è sempre più stretta هناك مسافات جديدة بعيدة ci sono nuove distanze بين الكلمة والشيء tra la parola e le cose o la cosa. Sviluppo enorme, quantitativo, che non porta ad un sviluppo qualitativo, ha aumentato la distanza tra la parola e la cosa. والحقيقة صارت في مأزق. Quindi la verità è in difficoltà. وبدل أن تضيئنا الحقيقة. La verità anziché illuminare. نحتاج إلى ضوء أو إلى أضواء كثيرة. Abbiamo bisogno di luce. لكي تقودنا إلى الحق. Tante luci che ci portano alla verità. خصوصا أن أزمة الكلمة ليست إنسانية. Specie che la crisi della parola, e questo è un secondo punto, non è soltanto la crisi di uomo, هي أزمة حضارة كونية. È la crisi di una civiltà,
universale. وهي في العمر أزمة الكلمة الإلهية. In profondità è la crisi della parola divina. لأنه الله لم يقل لنا إنه موسيقي. Perché Dio non ci ha detto che lui è un musicista. ولم يقل لنا إنه رسام. Non ha detto che lui è pittore. ولم يقل لنا إنه يغني أو يرقص. Non ha detto che canta o balla. قال لنا إنه يتكلم. Ha detto ويقول الحقيقة بالكلام. Parla e dice la verità attraverso la parola. وإذا كانت هناك مسافة. E se c'è una distanza. بين الحقيقة والكلمة على مستوى الإنسان. Tra la verità e la parola a livello umano. فأعتقد أن هناك مسافة اليوم. Credo che ci sia una distanza oggi. بين كلمة الوحي. Tra la parola وحقيقة rivelata e la realtà del mondo. وهذه هي أنا بالنسبة لي أزمة شخصية. Questa per me è una crisi personale. بحيث خطر لي. Al punto che mi è passato di. أن أتوقف عن كتابة الشعر. Mi è venuto in mente addirittura di smettere di scrivere poesia. لأن الشعر تنحب. Perché la poesia è come l'amore. إذا لم يفصح عن أعمق ما في الإنسان. Se non esprime le cose più profonde che c'è nell'uomo. فهو لا يقول شيئا. Non dice nulla. ربما لهذا. Forse per questo. حاولت أن أكتب قصائد بكلام آخر. Ho cercato di scrivere poesia. بالأبيض والأسود. Con altri linguaggi, bianco e nero. بالكولاج يعني بالأشياء المبتذلة والمرمية في الشارع. الكولاج كل cose. والتي لا قيمة لها في ذاتها. الديسكارتي che si trovano anche per la strada. أن أحررها وأخرج من لا شيء شيئا. Cerca di muoverle e creare qualcosa dal nulla, creare qualche cosa. يعني باختصار أنا في أزمة. لا البحث فقط عن الحقيقة. Io non sono in crisi, non è che cerco soltanto la verità. وإنما في أزمة البحث عن ضوء يقودني إلى الحقيقة. أو يساعدني. Di cercare la luce che porta alla verità. Per giungere alla verità. Ringraziamo Adonis e Fausi che ci ha aiutato a comprendere le parole importanti di Adonis e passo adesso volentieri la parola al professor Giovanni Reale. Il primo filosofo che ha connesso i due concetti di verità e luce è stato Aristotele. In un passo che non è molto noto perché è nel secondo libro della Metafisica, il secondo della traduzione in greco è Appendice di Ade del primo, e nell'Ottocento, siccome è molto disordinato, breve, lo consideravano falso, e invece si è scoperto che la Metafisica non è un'opera ma è un insieme di appunti come tutte quelle pervenuteci. Nessuna opera di Aristotele scritta e pubblicata da lui ci è pervenuta. Prima un rilievo fondamentale, cioè questo. Alcuni diceva Luca, la filosofia oggi è in crisi, perché è in crisi la verità. E la filosofia di oggi nega di avere capacità di raggiungere la verità. E qualche volta richiama qualche passo dei greci che sembrerebbero dire questo, ma invece sono provocatori in senso opposto. Ne cito solo due. Il grande Eraclito scriveva: la verità ama nascondersi. Ma guardate che questo è provocatorio in modo straordinario, perché in greco la verità è aletheia e, come vedremo, significa la non nascosta. E Democrito diceva: la verità sta nell'abisso. Sì, perché devi arrivare nell'abisso per trovarla. Ma il
diciamo, l'asse portante è quello che cominciano a far meglio proprio, che dice che la stessa cosa è pensare e essere, l'essere la verità, cioè quando tu pensi e pensi veramente, pensi la verità. Affermazione questa che in maniera ecastica dice quello che poi hanno sviluppato gli altri filosofi. Platone riprende questo concetto e dice: ciò che è pienamente essere è pienamente conoscibile, ciò che è visto di essere e non essere, beh, è solo in parte conoscibile, e non essere ti porta all'ignoranza. Insomma, l'essere strutturalmente comporta la sua conoscibilità, e poiché, come dicevamo, per il greco essere è il vero comporta strutturalmente la propria conoscibilità, e quindi capite benissimo lo stupendo termine a lettera non nascosta, mentre oggi si dice la verità il contrario, la verità è nascosta, è il non c'è. Anche Aristotele ribadisce questo ed è molto fine. C'è proporzione fra essere e conoscibilità in sé per sé e per quanto riguarda noi. In sé le cose che sono più vere sono le più conoscibili. E tuttavia invece l'uomo è più facilmente portato a quello meno conoscibile, cioè a quelli che gli danno i sensi. Però ecco cosa dice: ogni cosa possiede tanto di verità quanto possiede di essere. Stupendo questo. È anche da rilevare che già nel concetto di maieutica socratica è implicita la concezione che il vero è dentro di noi, occorre solo farlo emergere, e che il compito della filosofia sia aiutare gli uomini a far emergere ciò che hanno dentro di loro. Quando Socrate diceva che lui non insegnava niente, ora dire questo: non insegno come gli altri che riempiono dal di fuori, ma ti ricavo di dentro, come mia madre maieutica, cioè faccio nascere da te la verità. Convinzione che viene ripresa da Platone con il concetto di anamnesi, quando tu conosci, nasce dalla tua anima, rinasce quello che strutturalmente l'anima possiede. Ma vediamo il passo aristotelico che, come vi dicevo, è rimasto per colpa della cultura dell'ottocentesca e in parte dei primi anni del Novecento. Perché il libro in cui è contenuto era ritenuto spurio, come vi dicevo. Allora, intanto ricordo che nella retorica Aristotele dice una verità stupenda: gli uomini sono sufficientemente dotati per il vero e lo possono raggiungere. Nella metafisica precisa che la ricerca della verità, sotto un certo aspetto, attenti, è molto difficile, ma sotto un altro aspetto è facile. Sapete perché? Perché è impossibile all'uomo cogliere tutta la verità, però anche impossibile ignorarla del tutto. Non c'è nessun uomo che ignori completamente la verità. Stupendo questo, è un coraggio fortissimo. Ma l'affermazione più significativa è la seguente: poiché vi sono due tipi di difficoltà, la causa della difficoltà della ricerca della verità non sta nelle cose, ma in noi. Ecco, e qui c'è l'immagine per me più commovente. Infatti, come gli occhi dei pipistrelli si comportano nei confronti della luce del giorno, così anche l'intelligenza che è nella nostra anima si comporta in confronto delle cose che per natura sono le più evidenti di tutte. Guardate, allora, le verità più evidenti sono come la luce. Sei tu che hai gli occhi guasti, è veramente meraviglioso, come le nottole
e purtroppo i filosofi di oggi spesso sono notole. Ecco, la verità dunque sta sempre di fronte a noi e noi quindi ne siamo fasciati. Il nostro intelletto dovrebbe abituarsi a vederla, così come i nostri occhi devono abituarsi a vedere la luce da cui siamo circondati. Bene, ho trovato una conferma poi di questo concetto in un testo che per primo ho tradotto, era del tutto sconosciuto, La metafisica di Teofrasto, che è molto inferiore a quella del maestro, ma è molto interessante. Teofrasto era un grande scienziato e di metafisica aveva poca capacità e presenta più che altro i problemi da risolvere senza saperli risolvere. Però sentite che cosa dice: quando noi passiamo dalle realtà sensibili alle realtà supreme e originarie, abbiamo difficoltà a conoscerle, ma per la debolezza nostra a guardare le cose che sono più luminose. È un ripeto del concetto del maestro. Bene, mi ha fatto molto piacere ritrovare questo pensiero basilare in Goethe, in una delle sue massime. Goethe ha pubblicato una serie di detti suoi, ma le riflessioni molto belle. Hanno, diciamo, varie valenze e vari tipi di profondità, ma talvolta magari sono contraddittorie, ma alcuni sono stupende. Sentite cosa dice. Il vero è una fiaccola, però è immensa. Perciò noi tutti cerchiamo di passarla accanto con gli occhi socchiusi, temendo addirittura vicino ad essa di bruciarci. Capite? Ecco. A voi direte, ma solo la filosofia ha detto questo? No. Allora, vedi bene che secondo me già i greci l'hanno capito, ma Hegel aveva poi ribadito molto bene questo concetto che secondo me è insuperabile, che l'uomo cerca la verità per tre strade. Tre. Attraverso l'arte e la bellezza, attraverso i concetti filosofici e attraverso la religione e la fede. Sono le tre vie che portano alla verità. E c'è chi ne segue una, chi ne segue un'altra, che in qualche modo le segue tutte e tre. In pari modo. Beh, direi che Platone ha avuto dalla natura la fortuna di avere queste capacità di seguirle tutte e tre. È finora il più grande poeta, filosofo, il più grande filosofo poeta. Ma dicevo, nella Bibbia c'è questo concetto, ripeto benissimo. Prendo un salmo, ma molto significativo. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al Monte Santo e alle sue dimore. Ma è soprattutto Giovanni, l'inizio del Vangelo di Giovanni, dove diventa tematico. Ecco, il Verbo che ha creato tutto, e poi dice: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli tenne come testimone, venne come testimone per rendere testimonianza della luce. Luce illuminata, per farti vedere la vera luce illuminata, perché tutti credessero in lui. Egli non era la luce, ma testimoniava la luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E salto un pezzo perché non ho il tempo abbastanza, ma Agostino, nel commento al Vangelo di Giovanni, che ho tradotto, abbiamo molto, un testo molto lungo perché sono sue omelie, talvolta ripete, ma hanno delle profondità straordinarie. Leggiamo il suo commento al fatto, quello che Aristotele diceva le nottole, cioè i pipistrelli che non vedono, come invece lo spiega moralmente Agostino. Ma accade che i cuori stolti non riescono ancora ad accogliere questa luce.
in quanto sono oppressi dai loro peccati e perciò non riescono a vederla. Non pensino per questo che la luce non ci sia, solo perché non riescono a vederla. Stupendo, eh? Infatti sono essi a essere tenebre a causa del peccato, e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. Dunque, fratelli, senti lui che profondità psicologica, come nel caso di un uomo cieco esposto al sole, il sole è presente a lui, ma lui è assente al sole, così ogni stolto, ogni iniquo, ogni empio è cieco nella verità. La sapienza è lì presente, ma quando è presente a un cieco, per i suoi occhi è assente. Che cosa dunque deve fare costui? Deve purificare i suoi occhi in modo da poter vedere la verità. Così, per esempio, se uno non riuscisse a vedere per questo motivo, ossia perché gli occhi sporchi, infettati, in quanto entrati in essa polvere, muco o fumo, il medico gli direbbe: espelli dal tuo occhio, purificandolo, tutto ciò che c'è di male, perché tu possa vedere la luce con i tuoi occhi. Polvere, catarro, fumo sono i peccati, le iniquità. Elimina dunque tutti questi mali e vedrai la sapienza che è presente, perché Dio è la sapienza. Concludo rileggendo un passo famosissimo delle confessioni, in cui in un verso c'è l'appeggiamento della luce che lo investe. Tardi ti ho amata, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco, tu eri dentro di me e io ero fuori, ti cercavo lì e deforme mi gettavo sopra quelle belle forme che tu hai creato. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi cadevano lontano da te cose che, se non fossero in te, non sarebbero. Tu hai chiamato e gridato e infranto la mia sordità. Tu hai lampeggiato come un baleno e col tuo splendore di luce hai messo in fuga la mia cecità. Tu hai sparso il tuo profumo e io l'ho respirato. E ora anelo te, ti ho gustato, e ora ho fame e sete di te, mi hai toccato e io sono infiammato dal desiderio della tua pace. Ringrazio il professor Reale per queste sue riflessioni così belle, così importanti. Adesso passo la parola a Mario Botta e al suo intervento. Bene, buonasera. Dopo le parole del professor Reali, le mie parole risuoneranno prosaiche. Io parlerò del mio mestiere, io mi occupo di urbanizzare lo spazio di vita dell'uomo, quindi faccio dell'architettura e come tale farò qualche riflessione, no, non mostrerò nessuna immagine perché dopo quello che è successo è meglio che io presenti solo qualche riflessione preliminare sul mio lavoro. E quindi io vi parlerò della luce, non della luce metaforica, della luce reale. Organizzare lo spazio di vita dell'uomo vuol dire organizzare i manufatti, quindi l'architettura. E la luce è la vera generatrice dello spazio. Senza luce non vi è spazio. Se noi spegniamo queste luci, questo spazio scompare. Quindi come
elemento base del fatto creativo, del fatto di organizzare uno spazio di vita è la luce, che ovviamente si organizza attraverso altri strumenti. La luce per mostrare lo spazio ha bisogno di dei materiali, ha bisogno di una geometria, ha bisogno di una configurazione geometrica appunto che sorregga poi la costruzione di questo spazio. Però ho detto prima che sono delle parole prosaiche le mie, ma adesso mi accorgo che sono apparentemente prosaiche, perché la luce porta all'interno dello spazio una serie di valori di cui l'architettura vive. La luce porta il ciclo solare delle 24 ore, la luce porta il ritmo del cambiamento delle stagioni, che dovrebbero organizzare anche lo spazio di vita dell'uomo. Ahimè, oggi noi viviamo in alcuni spazi, o siamo confrontati con alcuni spazi, dove non si sa se è giorno, se è notte, se è estate o se è inverno. Nei centri commerciali vi è una dotazione di lux talmente seducente per comprare che lo si può fare nelle 24 ore della giornata. Ecco, io credo che invece l'architettura è proprio l'opposto di questa degenerazione della luce, che invece deve rimettere al centro l'essere vivente, l'uomo o gli animali o gli alberi o le montagne o le nuvole, che sono degli esseri viventi. Le Corbusier osserva in maniera molto acuta e dice che essere significa occupare lo spazio. Gli esseri viventi nella loro forma differenziata, ognuno stabilisce un rapporto di dare e avere reciproco con lo spazio. È un prendere possesso da un lato e connotarlo dall'altro. Quindi dobbiamo fare attenzione, noi architetti, poiché modificando una condizione di natura in una condizione di cultura, il primo atto del fare architettura è mettere pietra sulla terra, quindi negare la condizione della terra, di natura, per rivendicare il diritto dell'uomo di avere una propria configurazione, una propria storia, una propria cultura. Ecco, all'interno di questo processo così semplice e apparentemente elementare, la luce gioca un ruolo fondamentale. Se noi, come oggi purtroppo in molte parti di dove il costruire risponde a delle leggi economiche di sfruttamento, di commercio, di consumo e non più per la costruzione dell'habitat dell'uomo, dobbiamo riportare questa attività primaria del costruire ai suoi elementi essenziali. E allora la luce che ho citato come elemento naturale, come elemento dato dal ciclo solare, può assumere anche tutta una serie di valori metaforici. E allora tra luce, verità e bellezza vi è una molteplice varietà di interpretazioni e di interconnessioni fra le differenti parti. Allora capita di ritrovare l'equazione di Agostino che dice il bello è vero, oppure ritrovare che la verità ha forme dell'essere, e quindi attraverso l'architettura ritrovare quella condizione che pone l'uomo al centro, che gli permette un controllo attraverso lo spazio, quindi l'ambiente in cui vive, per far sì che quegli elementi invece di cui ha bisogno l'uomo, di andare oltre la condizione del finito, di confrontarsi oltre il visibile, diventano accessibili proprio attraverso una configurazione che in un
in una soluzione primaria risolve il rapporto tra natura e cultura che è quello dell'organizzazione dello spazio di vita dell'uomo. Ecco, allora in questo ambito le riflessioni che ho sentito attorno alla parola come portatrice di questa profondità di cui noi abbiamo bisogno la si ritrova in tutti i campi espressivi, in tutte le forme artistiche, da quelle poetiche a quelle della pittura e a quelle dell'architettura, che sempre più purtroppo oggi mi sembra che si stia banalizzando. Il fatto di poter e di dover agire all'interno del globale ci porta ad una superficialità, ad una banalizzazione, a un livellamento che invece le vecchie culture del locale fornivano degli anticorpi per resistere a una possibile banalizzazione. Quindi, come vedete, l'architetto è nel mezzo di questo turbine. Da un lato questa accelerazione straordinaria che ci offre di poter vivere quello che l'umanità non ha mai potuto vivere in tempo reale, il mondo intero, abbiamo il cellulare in tasca, comunichiamo col mondo intero, che è un valore straordinario. E dall'altro dobbiamo fare attenzione perché l'architettura ci richiama un'altra verità, che ogni punto, ogni riferimento ad un luogo è sempre un unico. La terra per l'architetto è la terra madre, è la terra che lo radica non solo geograficamente, ma intervenire in un punto preciso, in un punto locale, in un punto che è sempre un unicum sulla terra, vuol dire radicarsi ad una cultura, ad una storia, ad una memoria che ci appartiene. Allora ecco che forse è il rovesciamento che mi sembra in atto tra le menti più colte e più sensibili, quello di portare il territorio della memoria come territorio reale sul quale anche l'architetto deve agire. Mi fermo. Ringrazio l'architetto Mario Volta per questo suo bellissimo intervento e adesso lascio la parola a Armando Torno che ci condurrà su una riflessione sulla verità e luce nella religione. Buonasera, un po' di cose sono già state dette dal professor Reale che mi è maestro e molte altre le ha dette Mario Volta, però siccome il mio intervento finale vorrei invitare voi tutti a riflettere su una cosa, quando nella religione è apparsa l'espressione "in verità vi dico". È un'espressione che si ritrova anche in alcuni culti non cristiani, anche in alcune religioni dell'area mediterranea. Ebbene, con sorpresa, non c'è uno studio particolare sui rapporti tra verità e luce, se non accidentalmente fatto da alcuni saggisti, ma sembra incredibile, Edda Bresciani, nel raccogliere i testi religiosi degli antichi egizi, ha tradotto una preghiera del faraone Akhenaton. Akhenaton era il faraone che fece una delle più forti riforme religiose che la storia ricordi. 13 secoli prima di Cristo abolì i culti di tutti gli dei, scoperchiò i templi e impose il culto del sole, il dio Aton, un dio di luce. E nella preghiera che lo stesso faraone compone ad Aton c'è, in verità vi dico, c'è questa espressione che il faraone coniuga con la luce. Sembra incredibile oggi ripeterla. Io ho parlato con Edda Bresciani e mi ha detto che non è possibile tradurla diversamente perché anche se le espressioni egiziane dell'antico
antico Egitto sono difficili da rendere attraverso le nostre immagini greche, questo modo di esprimersi era una ricerca disperata di luce da parte di questo faraone che in qualche modo cercava così una soluzione al rapporto eterno che l'uomo ha con il trascendente. Noi siamo abituati a trovare la luce in un segno positivo, in un segno di verità, già nei primi versetti della Genesi, il libro che apre la Bibbia, il libro principale del Pentateuco, dove ovviamente c'è tutta la creazione sia del cosmo sia dell'uomo. E quando voi aprite il libro della Genesi, proprio nelle prime righe c'è una prima creazione, nel capitolo secondo c'è un'altra creazione, sono due creazioni diverse, una riguarda, diciamo così, quello che i greci chiameranno cosmo, la seconda riguarda la creazione dell'uomo, la famosa cosa Eva e l'avventura, diciamo così, dell'Anthropos. Ma nella prima creazione c'è, diciamo così, questo spirito ordinatore di Dio, e in ebraico si usa un verbo che è bara, che non indica la creazione dal nulla. La creazione dal nulla sarà un concetto filosofico che apparirà dopo, anzi apparirà nel settimo capitolo del secondo libro dei Maccabei, quando a un certo punto entrerà in gioco questa creazione dal nulla che verrà letta dai filosofi, cioè Dio crea dal nulla. All'inizio questo verbo bara è quasi sinonimo di un'azione creatrice di Dio, cioè Dio ordina le cose. E i versetti sono molto semplici, perché Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Proprio siamo all'inizio. Ma questa azione ordinatrice, che non è una creazione dal nulla, è un'azione che, diciamo, distingue le cose attraverso l'azione iniziale della luce. Ed è proprio questo inizio che fa da ipoteca, perché il Pentateuco è il testo, diciamo così, importante della Torah ebraica, della tradizione, diventa il testo di riferimento per tutta la creazione. E adesso guarderanno nella traduzione latina e nella traduzione greca dei 70, soprattutto i padri della Chiesa, il primo che conoscerà l'ebraico sarà San Gerolamo, quindi siamo molto in là nel tempo, leggeranno questi versetti continuamente con la preoccupazione di coniugare la verità e la luce insieme, perché Dio sceglie la luce per ordinare. Ci sono alcuni padri della Chiesa, e si potrebbero fare infiniti esempi, poi ritorniamo un po' al testo biblico, che molte volte confondono la luce e Dio, proprio perché le scritture danno loro modo di, diciamo così, quasi di non distinguere i due concetti, ma vediamo perché. Innanzitutto dovremmo anche aggiungere che questa idea della luce, che continuamente viene accostata al bene, alla verità, è presente anche in Isaia, nel 45 capitolo di Isaia, versetto 7, dove Isaia, parlando proprio per bocca sua, ma ispirato da Adonai, dal Signore, dirà: io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. La luce e il bene, le tenebre e la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. Non dobbiamo dimenticare che poi chiunque si fermasse nella Bibbia ebraica, perché non crede nella rivelazione cristiana, ha da meditare già parecchi versetti che si trovano poi anche nel libro della Sapienza, si trovano anche in altri testi, laddove la luce è continuamente considerata verità o espressione o manifestazione della verità. Faccio un esempio ancora tra i mille possibili. La Sapienza è intesa come riflesso della luce eterna nel settimo capitolo del libro della Sapienza. I versetti sono questi: è un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio, è un'immagine della sua bontà, è una definizione della luce. Ma con l'avvento del cristianesimo questa concezione si perfeziona, diventa ancora più acuta, si mescola la filosofia greca, diventa addirittura quasi, diciamo così, irriverente dal punto di vista fisico. E la prima manifestazione l'abbiamo forse
in quello che è il brano più celebre del Vangelo, cioè la nascita del Salvatore. Ci sono due Vangeli che parlano della nascita, dei momenti in cui diciamo così si descrive la nascita di Gesù, sono Matteo e Luca. Matteo mette una serie di elementi anche che forse hanno delle ridondanze mitologiche, anche perché non dimentichiamoci che i Vangeli sono stati scritti in due fasi, cioè la prima parte è stata scritta sulla morte di Gesù e sulla risurrezione. Le comunità cristiane poi le hanno rimandate ai loro scrittori, hanno detto: ma come è nato, che cosa ha fatto da giovane? E allora la seconda parte è quella scritta, la parte iniziale è quella scritta in un secondo tempo, che ovviamente complica le cose, cerca di spiegarle, di metterle in condizione di essere capite. E allora questa prima parte Matteo la distingue da Luca perché fa entrare in gioco le immagini. Non erano ancora tre, saranno tre nel testo apocrifo. La stella non era una cometa, aster in greco è un astro, qualcosa di luminoso, ma non è una cometa, è una luce. Tre diventeranno, ripeto, nel testo apocrifo, e soprattutto poi la cometa diventerà tale soltanto con il dipinto degli scroveni di Giotto. Giotto nel 1301 vedrà la cometa tale e, disegnando la natività agli scroveni, dipingerà appunto una cometa, e da allora la cometa abiterà la vita del Salvatore. Ma ci vorranno 1300 anni, prima era semplicemente una luce. E Luca invece ha qualcosa di più forte, perché Luca non fa entrare in gioco immagini, non fa entrare in gioco una stella, ma fa entrare in gioco un altro aspetto, e la luce diventa un simbolo teofanico, l'apparizione del Dio. Il Vangelo di Luca è il capitolo 2, il versetto 9. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro, sta parlando dei pastori, e la gloria del Signore li avvolse di luce. I pastori che vanno a rendere omaggio al Cristo che si fa carne vengono avvolti di luce e si furono presi da grande spavento. Queste sono le parole di Luca, che ovviamente ha una preoccupazione di distinguere questa luce che diventa qualcosa di materiale. Del resto non dobbiamo dimenticare che illustri padri della Chiesa, Origene, i grandi poi padri greci, cercarono in vari modi, chiosando Matteo, di dire che quella luce era un fatto materiale, non era un fatto straordinario, era una luce di Dio che in quel momento si presentava all'uomo per quanto era perduto. C'è poi una luce che appare in alcuni momenti della vita del Cristo. Gesù si manifesta, si trasfigura sempre attraverso la luce. Pensate ad esempio il momento della trasfigurazione, è in Matteo capitolo 17, dedica 5 versetti. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, li conduce di sparte su un altro monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, le sue vesti diventarono candide come la luce. Ed ecco apparvero Mosè ed Elia che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse: Signore, è bello per me restare qui. Se vuoi farò tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. E gli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. La scena della luce è fondamentale per il cristianesimo che ha alle spalle Gesù, che sta diventando conversione, che si rivolge al mondo. È il momento di San Paolo. La scena è descritta negli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetto 3. È la scena che precede la conversione di Saulo in Tarso, quello che poi si chiamerà per unità Paolo. Saulo, frattanto, recitano gli Atti, sempre fremente e sempre attento, pronto a fare una strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, tutti quelli che avesse trovato. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo. E cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Questo dipinto, così come la Crocifissione di Pietro, sono nella Cappella Paolina, sono gli ultimi dipinti di Michelangelo.
chiunque di voi capitasse a Roma vada a vederli, perché lì comincia il manierismo, ma soprattutto c'è una forza disperata di Michelangelo per il problema della luce, proprio perché non sa come dare motivo a questa luce, non sa come rappresentare questa luce. Non è una luce naturale, non è la luce che avvolge, è l'altra luce, quella luce che appunto esprime la verità. E allora ecco che il dipinto quasi si fa manierista per una disperazione di rappresentazione. Non dimentichiamoci poi che questo discorso di luce continua, ad esempio nella prima epistola a Timoteo, siamo al capitolo 6, ecco che c'è in sostanza l'accorpamento tra Dio e la luce, un accorpamento che diventa definitivo nel linguaggio e nella credenza cristiana. E questo passo, il solo che possiede l'immortalità, che abita una luce inaccessibile che nessuno fra gli uomini ha mai visto né può vedere, è Dio, a Lui onore e potenza per sempre. E non dimentichiamoci che sarà Giovanni, la prima epistola di Giovanni, a dire che Dio è luce, cioè espressamente, senza problemi, ormai tutto è saltato, voi siete la luce, rivolgendolo ai discepoli, diranno gli altri, diranno gli apostoli, voi siete la luce del mondo, ma attenzione, Dio è la luce vera. E la prima epistola di Giovanni usa questi termini. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunciamo. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù tuo figlio ci purifica da ogni peccato. Abbiamo sentito poi il professor Reale che ha parlato del prologo di Giovanni. Il prologo di Giovanni è uno dei brani più celebri del Vangelo. Questo Vangelo si stacca dagli altri tre. Giovanni si sofferma molto sul discorso con Ponzio Pilato, tra l'altro il termine Alezia che ha ricordato, in realtà entra nel dialogo con Ponzio Pilato quando Gesù appunto risponde a Pilato, parlando con Gesù gli chiede: d'accordo, cos'è la verità, ma che cos'è la verità? E Gesù non risponde, e Kierkegaard dice: ha già risposto in tutta la sua vita. Ma a parte questo, non dimentichiamoci che il prologo di Giovanni è un prologo di luce, dove effettivamente la luce è ripresa in due momenti, in due versetti, e viene ridefinita proprio questa sua caratteristica. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. E ancora questo, egli non era la luce per dire in Battista, ma veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, cioè Dio è luce, viene ribadito. Ribadito che non dimentichiamoci poi che nella lettera agli Efesini Paolo dirà una cosa ancora più forte, che la rivelazione e la luce possono trasformare i credenti, che diventano a loro volta luce. Cioè il Dio che si rivela non resta lui luce, ma comunica la sua possibilità di luce a coloro che hanno fede. È il salto cristiano, è lo scandalo della ragione, cioè tu non sei più fatto di carne, di ossa, eccetera, ma diventi testimone di luce. È la prima lettera agli Efesini, però potrei citare anche il passo di Matteo o altri passi, però questa agli Efesini mi sembra la più completa. Siamo al capitolo 5. Se un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che era detto il Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, poiché di quanto viene fatto di costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. Tenete tutte queste cose che vengono apertamente condannate, sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce. Ora, voi mi direte, è chiaro che c'è stata una continuazione, una rivoluzione da quel momento in cui il Dio ordinatore sistema la luce e dal momento in cui qualcuno, al seguito di Gesù, ha potuto vedere effettivamente la luce che nel giorno della trasfigurazione o in altri momenti attorniava a Gesù. Di certo, quando
il cristianesimo entrerà in conflitto col paganesimo e il mondo romano si popolerà di infinite religioni che in qualche modo avranno un dialogo ma avranno molti contrasti, il tema della luce che veniva anche da altre religioni si mescolerà a queste idee e darà origine a tutta una serie di rivoli, a tutta una serie di situazioni, a tutta una serie di, chiamiamole così, di sottosituazioni che in qualche modo costituiranno una metafisica religiosa della luce che per secoli durerà. Pensiamo ad esempio ai culti di Mitra che arrivano a Roma e hanno parecchi seguaci, tra i quali non mancano alcuni imperatori, Commodo per esempio. Mitra è definito lo spirito della luce. Franzo Piumont, nelle religioni orientali del paganesimo romano, studia questo fenomeno e studia anche Mitra che viene portato dalla religione persiana e ovviamente poi fa i conti anche con presenze che derivano dal mondo giudaico e cristiano. Ma forse il più significativo aspetto è negli gnostici, per quella corrente che non conosciamo ancora forse a fondo, e in Italia non c'è uno studioso degno di essere considerato uno specialista mondiale. C'era il celebre professor Puech della Sorbona che ha fatto degli studi fondamentali e che in qualche modo ha sistemato un po' le cose degli gnostici. Tuttavia un sacerdote che poi ha lasciato la tonaca, Ernesto Buonaiuti, raccolse nel 1923 dei frammenti e insisteva sul fatto che gli gnostici erano praticamente da considerare per tutta una serie di motivi. Io ho ripreso un suo frammento perché gli gnostici nel dialogare con molte parti ebbero a loro volta un problema di metafisica della luce. È una tradizione che si manifesta in parecchie loro correnti. Il versetto dice: prima che l'universo visibile avesse origine, sussistevano due supremi principi, l'uno buono, l'altro perverso. La dimora del primo, del padre della grandezza, era nella regione della luce. E qui possiamo chiudere, certo potremmo continuare, potremmo agganciarci ad altre religioni, potremmo ritornare magari ancora in Egitto o anche in altre parti, ma è una storia infinita. Di certo quel Dio che si rivela nei versetti della Genesi come l'ordinatore, nei versetti delle Epistole di Giovanni e nello stesso prologo diventa luce. In San Paolo la luce sono coloro che portano quella fede nel Dio che non vedono perché è luce, luce pura, ma nel quale possono credere. Ringraziamo Armando Torro per questo suo intervento. Noi siamo al termine di questa nostra bella riunione, quindi un grazie ad Adonis e anche a Fausi che ci ha aiutato a capire l'arabo di Adonis, Marco Rotelli che ha dato un grande senso a questa riunione per l'amore che ha e per l'attaccamento che dimostra costantemente verso Mario Luzzi. Un ringraziamento anche al professor Reale che ci è così vicino da tanto tempo in queste nostre riunioni. Un grazie di cuore a Mario Botta per il suo intervento e per essere stato qui con noi. Lascio la parola ancora a Marco che chiuderà. Io volevo ringraziare di nuovo Salvatore Marsiglione per tutto quello che ha fatto perché questa serata fosse possibile. Ricordo poi che uscendo c'è questo libro, io pensavo che saremmo stati un po' meno, quindi quei libri che ci sono potete prenderli, e quelli che mancheranno non so come faremo. Lascio la parola a Marco. Una piccola osservazione che mi sembra molto interessante nel dibattito che abbiamo fatto, perché sto uscendo un libro, per questo mi piacerebbe ridare la parola ad Adonis. Sto uscendo un libro di Adonis che è siriano, che nasce da una cultura dove religione e potere sembra
chiamano affiliate, nasce da una cultura dove l'integralismo è imperante, nasce un libro adesso di Adonis contro ogni monoteismo. Quindi a me piacerebbe sentire una parola su questo di Adonis. Poi vorrei ricordare che sulla mia... alle parole ovviamente, essendo il mio lavoro fatto di opere, è in corso ancora una mostra alla Galleria Marsiglione dove il soggetto oggetto della rappresentazione è il concetto di riflessione. Quindi se qualcuno trova un secondo mi fa piacere. Ovviamente non posso non dire che qualsiasi intervento è gradito, ma vorrei un attimo appunto sentire ancora una parola di Adonis e ringraziare tutte queste presenze che mi hanno aiutato a capire un po' perché poi sapete qui hanno parole vere. Questa vostra presente è una chiara indicazione che non vi è una verità sola. E che la verità è una questione, oggetto di vecchia lotta di dei tempi dei greci, passando per le religioni monoteiste. Questione di conflitto tra la religione e l'arte dall'altra parte. Abbiamo tre religioni monoteiste. Il giudaismo, il cristianesimo e l'islam. E ciascuno dice Allah Dio è uno e la verità divina è unica. Nonostante ciò ci sono tre testi sacri, tre esperienze in contraddizione fondamentalmente una con l'altra. Noi abbiamo un esempio vivo, Gerusalemme, consacrata da queste tre religioni. Se la verità fosse una sola per queste religioni, Gerusalemme sarebbe stata la più bella, la più importante, la più grande città nel mondo. Ma in realtà è la città più brutta del mondo. Sperando di ascoltare cose, esperienze vive e immediate dai miei colleghi e amici. Personalmente tutto quello che viene dalle religioni io non le chiamo verità ma credi. L'arte, soltanto l'arte, quella che ci insegna che la verità, la sola verità è la ricerca della verità. Le verità delle religioni rimangono dietro di noi. Le verità dell'uomo rimangono davanti a noi. Quindi personalmente io chiamo le verità delle religioni, le chiamo credi e non hanno nulla a che fare con la verità. Per fortuna per l'uomo che non raggiungerà mai la verità. الحقيقة هي دائما الضوء الذي ينبثق من أمامنا.
perché la verità è sempre una luce che spunta sempre davanti a noi. La verità è nell'infinito. Le verità religiose sono nel finito e nel completo. Sono per la verità dell'arte, dell'uomo. Non sono con le verità chiuse in un testo. Buonasera a tutti, io ricordo, se qualcuno è interessato, che il sito del centenario Mario Luzzi è semplice, centenariomarioluzzi.com.